Andiamo. Sì. Giorno. Giorno. Buongiorno. Le volevo chiedere, io sentivo parlare che in questa foresta c'era un mostro, ma... Cannibal, sì. Poi non lo so se esiste, perché non so se mi hanno detto la verità. Chi te l'avrebbe detto, scusa? Una mia amica. Ah, ok. E da quanti anni, insomma, mesi, giorni? Non la vedo da... 3 anni, ecco. Oh, oh. E ti ricordi l'ultima cosa che ti ha detto, dove era andata, insomma? Ha detto che era venuta sopra le scale e ha trovato delle persone che gridavano aiuto e ha visto questo cannibal. Però non so se mi dicevano la verità. Però comunque io queste ragazze che erano qui le conosco. Oh, wow! E te stai qui, cioè non torni indietro? Perché era bloccato. No, perché era bloccato. Che secondo te l'ha bloccato Cannibal? Basta parlare di questo, dai, non si hanno detto la verità. Ok, ma perché non torni indietro? Insomma, è tutto sigillato e... Non proprio, no, guarda, guarda lì, vedi. E vivi qui, insomma, mangi. Sì, cerco, qui ci sono delle bacche. Sì, bacche, ok. Avevo prenotato che c'erano delle bacche, sennò come vivevi? E l'acqua dove la trovi? La trovo... Nei laghi, nei fiumi. Ah, ok. Allora, vogliamo ci puoi presentare così questi tuoi amici? Sono tutte ragazze. Oh, ok, bene. Sono andiamo. Tutte lì. Sì, veniamo. Ecco. Ciao. Che dici? È carina quella lì. Molto. Che? Niente. Ti stavo parlando di, insomma, di conoscenze. Ciao. 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 Dove mi devo mettere? Non è un posto, Senti, ti devo dire... mamma, scusa, non ti volevo far male. No, niente, casco sempre. Comunque, qui, sono ferite. Come ti chiami? Mi chiamo Cavallino. Come ti chiami? Io Cavallino. E io mi chiamo Cavallina, come ti ho detto già prima. Prima? Oh, sì. Wow! Scusa, potresti su, insomma, ti. Ma non mi date nemmeno un posto dove mi devo mettere! Chiacchiera con quelle due persiane. Ma non si chiamano persiane? Ci hai offeso! Stavo scherzando! Se dal caso che io sono un cavallo! Non trattare mai più così la mia figlia, eh? Ok, persiamo. Comunque, ti volevo dire, certo. Insomma, ti volevo... Sei bellissima, ecco, sai? Grazie. Prego. Comunque, ti volevo... Come ti chiami, ecco? Mi chiamo Franci. Franci? Che bel nome. Grazie. Pensavo Francesca lì per lì. Sì, mio soprannome è Franci perché Francesca è troppo lungo. Abbreviazione? Sì. Ok, io mi chiamo Tom, scusa se non l'ho detto subito. Ok. Sei bellissima, direi. Grazie. Prego. Ora basta, ragazzi, chiacchierare. Andiamo a prendere qualcosa per ripararci. Ok, andiamo tutti insieme in questo caso, perché se si incontra Cannibal. Certamente, io ho paura di stare sola. Scusa. Anch'io ho paura. Mamma, ho paura. Coccola di mamma. Dai, poverina. È la più piccola di tutti, però. Sì. Dai, amore. Ha solo 9 anni. Andiamo. 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 Dai, io di là o di qua? Non lo so. Di qua, credo. Dai. Andiamo. Vieni, Tom. Sì, arrivo. Venite voi? Noi siamo più veloci, noi maschi. Che c'è in quella scatola, scusate? Andiamo a vedere. Piccoline! Oh, mamma, ci sono dei cuccioli! Cucciolini! Mi sto Ehi, basta! Com'è carino quello?
Io mi sa che prenderò lui. A me piacciono i cani. Prendo lì. È un maschietto lui, mi sa. E lei invece è una femmina. Oh, che dolci. Stanno giocando. Guardate qua dentro, ci sono dei sassi e dei rami. Prendiamoli. Mi sa che ci dormivano questi cuccioli. Possiamo farci del fuoco? Che dite? Ma poverini, così loro almeno non hanno più una cuccia. Le la creeremo. Ok. Vai, portiamo questa scatola adesso. La porto io? No, io, tranquilla, amore. Ok, allora io prendo il cagnolino. Invece tua madre è quella più grande. Sì, sì. Andiamo, dai. Andiamo, andiamo, i cuccioli. Andiamo, forza, sbrigati. Scusa, ero aspetta, 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 dimmi una cosa. Ti piace il cavallino? Sì, infatti prima lo stavo guardando, mamma mia, com'è carino. Oh, sarete una bella coppietta. Ehi, e te non hai fidanzato? No, perché sono carina. Ragazze, venite, ho trovato un posto libero. Ok. Ribaltiamo tutto. Ecco, esci sasso. Aiuto, aspettatemi. Questa invece è la tua cuccia per i cuccioli. E vedrete, ci metteremo delle foglie e poi niente, sarà tutto a posto. Sì, mettiamoci delle foglie poi, quanto le troveremo. E dei ciuffi d'erba. Eh già. Sì. Bene, chi lo fa il fuoco? Io direi di fare di sera, però. È vero, così è già, già troppo caldo. Già, magari con il fuoco cannibal si potrebbe andare via anche. È vero. Sì. Allora, ma intanto l'avete mai visto? Io no. Io? Noi no. Comunque abbiamo bisogno più di rami. Ok. Io no, non l'ho mai visto, non l'ho mai sentito dire, basta ieri l'ho sentito. E allora noi siamo andati a vederli. Lì c'è rami e foglie. Possiamo andarla a prendere? Wow, quanti alberi e quanti... Ehi, zitta! Ciuffi di foglie. Mamma. È vero, ce ne sono miliardi di milioni. Oh, mamma. Bene, dove andiamo intanto per incominciare a prendere... da quell'albero andiamo, ragazzi. Ce ne sono dei miliardi. Noi intanto stiamo qui a controllare i cuccioli, sì? Io vengo. Vado. Mamma, vieni, dai. Ok. Io voglio venire, io. Posso venire? Va bene, io li vado, i cuccioli. E anche questi. Prendete delle foglie e anche dei ramitti, se li trovate. Oh, piccini. Ma gli altri dove sono andati, scusa? Non lo so, staranno andando a dire gli altri alberi. Non ti preoccupare, qui non sì. Ci vede mai niente. Allora, dobbiamo trovare anche foglie secche, non voglio sciupare tutto. Eccoli. Guarda, io ho trovato dei rametti. Oh, wow, ottimo. Io ho trovato queste foglie secche. Foglia secca. Oh, brava. Aiuto, prendo anche dei sassi. Aiuto, ci vuole una scatola per... Sì, va bene, sì, bene, torniamo, io ho preso anche tutto. Aspetta. Oh. Aiuto! Ho preso questo qui. Ok, bene, prendiamo questa foglia secca, anche questa secca, e andiamo. Tutte secche? Sì! Ecco, ragazzi, siete tornati? Sì, io ho trovato basta questo rametto. Noi non abbiamo trovato niente. Oh, ciao! Io ho trovato tutto questo. Aspettate, avvicinatevi, per favore. Noi? Sì. Oh, mamma. Quanta roba. Allora, scendete, cuccioli. Vai, mettiamogli sì le foglie secche. Posso mettergliele io, per favore? Ok. Yeah. Io rimetto questa. Vai. Aspetta, c'è andato un rametto, credo. Ah, no, è della foglia, aspetta. Vai, Gigi, se no le farò male. Ecco fatto. Speriamo che le stanno bene. Sì. I sassi. Vai. Vuoi cercare qualcos'altro, va bene? Sì, va bene. Qualcuno viene con me? Vengo io. Senti questi rumori. Sì, spero che siano loro in avvicinanza. Guarda, sono laggiù. Aia!
Tanto non si sente. Già. Foglie secche. Oh, ottimo. Grazie. Levatevi, cuccioli. Bravi. Bravi. Metto io perché io le ho trovate. Allora, mettiamo... io avevo sentito dei rumori. Anch'io ho sentito delle parole, ma... Cos'è? Le sento ancora. Che sia Cannibal. Ma che... Non credo a questo Cannibal. E forse un'altra persona di dispersa. Che è dite? Vero. Io non sento più voci. Voi? Anch'io. Forse... Allora, io le sento ancora adesso. Anch'io. Vabbè, dai. Allora, ma i rami mettiamoli. Ma no, quei rami fanno male. È vero. Facciamo che vede di fuoco. Sì, è vero. Comunque, adesso che facciamo? Io andrei. Ma ti faccio fare una capanna, vuole fare. Sì, ma con cosa? Con... Vediamo qualcosa negli alberi. Io prima avevo visto una grande cosa. No, sì, a parte le foglie possiamo prendere anche... Delle copertine. Sì, insomma, quello che troviamo in terra. Che dici? Sì. Ok, allora, adesso a due si andranno a ispezionare gli alberi e andare anche voi, cagnolini, va bene? Stanno con noi. Sta? Con chi vuoi stare? Io voglio stare con lei. Ok. Piccioncini. E io voglio stare con il mio cavallino. Mio? Niente. Sì, voi sarete voi, piccioncini. Piccioncini non è un'offesa per tua informazione. Piccioncini, sai cosa vuol dire? Vuol dire che siamo fidanzati, ecco. E anzi, non un'offesa, un complimento, ecco. Vieni, cavallino. E io sto con... i cani! Va bene, venite cuccioli. E noi due andiamo!